Ah, buongiorno, sono Alessandro Ficarazzo di CertiQuality, mi occupo di ISO 50001 e certificazione dell'ESCO 11352. Oggi sono qui per questa conferenza Energy Management Industria della FIRE per descrivere alcuni aspetti della nuova edizione della ISO 50001 che è stata rivista ad agosto 2018. È stata revisionata e aggiornata per un allineamento ai requisiti High Level Structure cosiddetti della ISO 14001 e ISO 9001. Quindi adesso questa norma, oltre ad avere la sua efficacia chiaramente per quanto riguarda il miglioramento dell'efficienza energetica nelle organizzazioni, è perfettamente integrabile con norme ISO molto più diffuse, 9000 e 14000, quindi potrebbe essere assolutamente il momento giusto per implementare questo nuovo sistema di gestione che è assolutamente integrabile con quelli già esistenti nelle organizzazioni e cogliere l'opportunità nel 2019, appunto scadenza di legge per la diagnosi energetica obbligatoria del decreto 102, per assolvere a questo obbligo con l'alternativa, con l'altra soluzione che è appunto un sistema di gestione ISO 50001, quindi non andare a esplorare, a effettuare attività diagnostiche sugli impianti, sull'organizzazione ogni 4 anni, ma in maniera continuativa monitorare, gestire e cogliere le opportunità migliori di miglioramento all'interno dell'organizzazione con un processo continuativo, sempre nell'ambito del miglioramento continuo dei sistemi, così come previsto da tutti i sistemi ISO, per mettere a sistema il processo di individuare e andare a gestire e implementare delle azioni di miglioramento laddove ci sono degli usi energetici importanti, significativi.